Professoressa Ciance, innanzitutto la ringrazio di essere qui con Grazie noi. A voi. Siamo al convegno Unione Europea con l'Unione Politica. Allora, con l'occasione ci potrebbe parlare della sua opera edita da Aracne, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa. Di che cosa tratta questo libro? Questo libro rappresenta il momento finale di un progetto finanziato dalla Commissione Europea che, come rivela nell'intitolazione, ha lo scopo di approfondire il nesso che vi è fra il deficit di democrazia in Europa e il processo di integrazione politica, nel senso che ancora oggi, nonostante con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona certamente molti nodi, diciamo così, relativi alla mancanza di democrazia in Europa siano stati sciolti, tuttavia il processo di integrazione politica sembra tutt'oggi rallentato da alcuni deficit di democrazia, da alcune carenze sotto il profilo della legittimazione democratica delle istituzioni europee. Questa è la ragione per la quale abbiamo chiesto come Università di Catania un finanziamento alla Commissione Europea per svolgere un ciclo di incontri seminariali, anche un grosso convegno conclusivo finale, un convegno internazionale dove sono intervenuti colleghi tedeschi, dalla Francia, giapponesi, per riflettere su queste problematiche, e il libro raccoglie appunto le riflessioni che sono maturate lungo questo percorso che si è svolto in 5 seminari nel convegno finale. I temi affrontati sono tanti in realtà, dai problemi della rappresentanza politica, al problema dei diritti sociali in Europa e al problema della tutela dei diritti sociali in Europa, al problema del dialogo fra le corti nazionali, i giudici nazionali, soprattutto le corti costituzionali, i tribunali costituzionali della Corte di Giustizia Europea e altri ancora, e appunto il volume raccoglie quelle che sono state le relazioni svolte dai colleghi che sono intervenuti nel corso di questo ciclo di dibattiti, di tavole rotonde che abbiamo svolto all'Università di Catania. Sono giuristi illustri, ma non soltanto giuristi, perché l'approccio è stato, per così dire, multidisciplinare, quindi anche con competenze differenti, metodologie diverse, e quindi abbiamo cercato di esaminare queste problematiche da approcci e angoli visuali diversi.